ce la farò a farvi vedere i pantaloni. Questi sono i video più corti della storia, però amatemi per quello che sono e non cambiatemi perché io sono così. Allora, tre video per farvi vedere un pantalone. Questo è il pantalone, prima che l'ho pagato un po' perché 14,90€, costava 30, era scontato del 50. Poi vabbè, sapete che i loro prezzi sono questi, è un made in Italy, pronto moda, Italia moda, quindi potrei trovarlo anche al banchetto di 4€ questo capo, però vabbè, cioè al momento mi piaceva, mi ha colpito. È un pantalone rosso tutto fiorato, quindi solite fantasie. Ma guardate che carino che è la gamba. Praticamente la gamba resta così, tipo Cugini di Campagna 2 La Vendetta, ha tre strati di balze. Quindi non è che si capirà molto, però aspettatevi presto un video outfit perché ve lo farò vedere il prima possibile. Poi se riesco vi faccio vedere anche l'outfit, ma mi sa che non ce la faremo, comunque ci proveremo. Ecco, sono fatti così, vedete? Quindi hanno le tre balze, sono carini. Questi sono anche nuovi, quindi non dovrebbero mischiarsi con quelli usati. Questo è tutto per quanto riguarda il mio shopping. L'outfit è carino, sono andata al lavoro così, con sopra il gilet, tra l'altro il gilet... A proposito di stracci, il gilet mi è costato 9,90€, ma costava 50€ di prima donna, ed è un'assurdità questo prezzo. L'outfit invece è carino, vediamo se riesco a farvelo vedere così. Sono anche le rose lì. Aiuto, il vestito è quello che ho preso ieri, l'avete visto nel video haul, ed è un vestito così, che alla fine praticamente è più corto davanti e più lungo dietro, quindi non era vero che era monospalla come lo immaginavo io, cioè io me lo sono immaginata monospalla, un'assurdità, monospalla. Con la coda invece era normalissimo. Alla balza ho messo questa cinturina di Tank Fashion marrone come contorno, i due bracciali, orecchini questi qua di Stella Z, i bracciali sono Stella